A questo. Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Investors Magazine Italia. Una grande serata dedicata alla cultura finanziaria di altissimo livello, con un ospite che ha rappresentato più volte l'Italia non solo in sede nazionale ma anche in eventi importanti a livello internazionale, un ospite che quasi non ha bisogno di presentazione e che sono onorato e lusingato di ospitare oggi nel palcoscenico virtuale di Investors Magazine Italia nel webinar di questa sera. Sto parlando di Enrico Malverti, che è l'autore di Portafoglio ETF, un servizio creato in collaborazione con Investors Magazine Italia, un servizio basato su scienza algoritmica, un servizio basato su una metodologia che Enrico questa sera ci spiegherà in dettaglio, in analitico, con la professionalità che già il nostro pubblico sicuramente conosce e con l'esperienza che gli deriva da circa 2 decenni di presenza continua e di studio dei mercati finanziari. Con noi è presente anche Gabriele Villa di Directa. Directa Sim partecipa e sostiene questo progetto, lo sostiene perché ritiene che sia una metodologia di trading e di investimento particolarmente adeguata per investitori e trader che desiderano avere una gestione oculata e redditizia di un portafoglio basato su ETF e che questo portafoglio poi sia parte di un portafoglio più ampio, sia un portafoglio esclusivo su scelta dell'investitore, poco importa. Questo è un metodo che certamente ci interessa di acquisire, di ascoltare e perché no, di poter condividere attraverso i servizi che offre Investors Magazine Italia a tutti i propri lettori e ai propri abbonati. Bene, vedo che Enrico è già pronto, collegato con noi. Enrico, ti passerei il controllo del video in modo da poterti dare l'inizio della tua esposizione. Stiamo vedendo già le slide marchiate SIAT, marchiate con la Società Italiana Analisi Tecnica, di cui tu fai parte e di cui sei membro, credo, da moltissimo tempo e a giusta ragione che rappresenti anche una parte di questa importante istituzione italiana per l'analisi tecnica. Enrico, a te la parola e grazie anzitutto di essere con noi questa sera. Grazie mille Maurizio, grazie a Traders Magazine per l'invito a essere speaker questa sera a questo webinar. E come ricordava Maurizio, io sono membro di SIAT, Società Italiana di Analisi Tecnica, e da un paio di mesi anche nel consiglio direttivo. E le slide sono marchiate SIAT perché il modello che mostreremo questa sera e che è oggetto del servizio sul portafoglio di ETF è un modello denominato Velociraptor 1.2 e che ho mostrato pochi giorni fa al Quantech, manifestazione dedicata all'analisi quantitativa che si è tenuta a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci. E di fronte a un pubblico istituzionale ho spiegato i fondamenti di questo modello e andrò a replicare questa presentazione anche questa sera per voi. Velociraptor 1.2 è il nome di questo modello che io ho pubblicato per la prima volta nel 2008 in un libro dedicato ai trading system che ho ripreso successivamente nel 2000 e 15 in un altro libro edito dalla Epli che si chiama I segreti dei trading system. Qual è il principio ispiratore di questo modello? Il principio utilizza l'ADX, esattamente il coefficiente angolare dell'ADX. L'ADX è uno degli indicatori più noti dell'analisi tecnica. È un indicatore di forza del trend, ma che non esprime
in realtà la direzione della tendenza, se si tratta di una tendenza al rialzo o al ribasso, ma ci dice solo più è alto il valore della VIX e maggiore è la forza di questa tendenza. La mia idea è stata fu nel 2008 di andare a utilizzare la VIX per generare invece dei segnali operativi, perché quando la VIX incrementa velocemente la sua pendenza, proprio perché è un segnale, un indicatore di forza del trend, la mia intuizione fu che poteva essere quello in là l'inizio di una tendenza. E la tendenza di che tipo? Rialzista o ribassista? Ecco, per andare ad individuare se questa accelerazione della DX espressa dal coefficiente angolare, cioè quindi lo possiamo definire banalmente l'inclinazione della DX, è a rialzo o a ribasso, sono andato ad aggiungere delle condizioni legate a delle medie mobili. Ecco, per cui riepilogo quelle che sono le condizioni di acquisto e di vendita del modello. La condizione di acquisto è data dall'inclinazione della media mobile semplice a 9 periodi, che deve essere maggiore dell'inclinazione della media mobile semplice a 25 periodi, con, tra parentesi, evidenziato il coefficiente angolare della VIX, che deve essere appunto in aumento. Le condizioni sono essenzialmente tre per l'acquisto e l'ultima condizione è che il MACD deve essere maggiore della sua media esponenziale a 10 periodi. Ecco, tutto questo costituisce quello che io chiamo il motore della strategia. Quindi tre condizioni molto semplici. I valori all'epoca non furono ottimizzati sui singoli sottostanti. E fu testato questo modello su un paniere diversificato di 6-7 future, tra cui l'S&P 500, il Nasdaq, l'Eurostoxx, e il modello si era dimostrato discretamente robusto. È sopravvissuto sostanzialmente a distanza di un decennio ai mercati finanziari, a dimostrazione che, come dice Larry Williams in una delle sue pubblicazioni, le buone strategie stanno in poco posto. Che cosa significa questa frase di Larry Williams? Che quando andiamo a guardare dei time frame che sono il daily e il weekly, anche con delle strategie abbastanza semplici si possono ottenere dei risultati interessanti. Soprattutto se queste regole semplici sono robuste, è spesso proprio la semplicità che le fa diventare robuste. Robuste significa che funzionano su un numero di sottostanti piuttosto ampio, perché una regola che funziona su un unico sottostante purtroppo ci dà pochissime garanzie di affidabilità e di poter continuare a reggere la prova del tempo. La condizione di sell short, quindi di apertura di una posizione ribassista, è uguale e contraria praticamente a quella che abbiamo visto per la condizione buy. Questa condizione non viene applicata sugli ETF, è stata testata solo sui mercati future. E la condizione di vendita, invece, quindi di chiusura della posizione long, è data semplicemente da un MACD che, quando è inferiore alla propria media mobile esponenziale, fa scattare il segnale di vendita con uno stop loss iniziale che è inferiore al 10% e che poi si va a stringere con un trailing stop, cioè quindi con un strumento di protezione che nel momento in cui il mercato inizia ad andare dalla nostra direzione, alza gradatamente lo stop, lo porta prima a pareggio e poi a proteggere i profitti. Quindi una logica molto semplice per l'acquisto, ancora più semplice per la chiusura della posizione rialzista. L'importanza di avere un modello semplice quando si ragiona sugli ETF è anche dovuta al fatto che l'ETF non è affatto uno strumento semplice per poter creare delle strategie di investimento algoritmiche. Perché dico che non è uno strumento semplice? Non è uno strumento semplice perché rispetto
ha degli indici rispetto a un future, è uno strumento che ha molto più, in inglese viene chiamato il noise, cioè un rumore di fondo delle perturbazioni nell'andamento dei prezzi data dalla liquidità che è inferiore a quella di altri strumenti finanziari e quindi lo spread denaro lettera spesso provoca delle ombre nelle candele che fanno sì che il prezzo possa i pattern di prezzo, se utilizziamo dei pattern, siano meno affidabili, non coincidenti con i pattern che vengono generati sugli indici e sui future corrispondenti, così come anche altri tipi di indicatori possono dimostrarsi meno affidabili. Ecco perché, ad esempio, uno strumento come l'ADX o delle medie mobili che vanno ad utilizzare un solo parametro, come nel caso delle medie mobili il close, vanno in certo qual modo ad essere un pochino più smoothed, come si dice, cioè a smussare un pochino quelle perturbazioni nel prezzo che si verificano appunto sugli ETF e che lo rendono uno strumento un pochino più nervoso, un pochino più difficile da tradare anche in ottica di investimento, anche rispetto ad un fondo che tende ad avere una persistenza nell'andamento della sua tendenza maggiore rispetto a quella dell'ETF. Ecco quindi che avere un modello robusto che già funziona anche su altri sottostanti, caso gli indici, io ero partito da indici e da future, è proprio una garanzia in più, diciamo così, di affidabilità, perché andando a sviluppare anche l'esperienza è molto importante, lo posso garantire, nella creazione di strategie algoritmiche, andando a sviluppare un algoritmo direttamente sugli ETF. A causa delle motivazioni che ho spiegato poc'anzi, si rischia di avere un overfitting, cioè un adattamento a posteriori dei parametri che rendono la strategia nell'impiego in real time poco aderente a quello che è stato il backtesting. L'esperienza mi ha insegnato, ad esempio, nel 2010-2011, quindi ormai parecchi anni fa, creai un portafoglio. Partendo proprio dai grafici, dai dati dei prezzi dei singoli ETF, ottenni un portafoglio molto buono in backtesting, ma che poi in real time non diede risultati analoghi a quelli che erano stati backtestati. Ecco, il portafoglio che sarà oggetto di una rubrica, i cui segnali sono partiti oggi, quindi sul sito di Traders trovate il primo articolo, girano su un portafoglio statico di 14 ETF. Portafoglio di tipo statico significa, rispetto a un portafoglio di tipo rotazionale, che i 14 ETF sono praticamente sempre gli stessi, salvo condizioni eccezionali, non subiranno delle variazioni. Li vedete qui elencati, quindi c'è l'Ixor Brasile, l'Ixor sulla Cina, l'Ixor DAX, il DB MSCI Russia, e poi abbiamo anche un ETF obbligazionario, l'iShare MSCI su Taiwan, un iShare sull'S&P 500, quindi vedete mercati emergenti, mercati asiatici, Taiwan, India. Con mercati invece che sono i principali, l'Eurostoxx 50, il mercato europeo, abbiamo l'Italia, l'Ixor sul FTSE MIB, c'è il Giappone, c'è anche un ETF a leva sul petrolio e un ETF invece sul VIX. Quindi un portafoglio diversificato sia per emittente, ma soprattutto diversificato dal punto di vista geografico, quindi con i sottostanti e anche con l'inserimento, qualcuno magari l'avrà già notato dando un'occhiata alla slide, di un ETF short,
che l'ETF sul DAX short, in modo da poter avere una sorta anche un po' di hedging nelle situazioni ribassiste, andando a compensare eventuali segnali long e quindi a avere una volatilità globale del portafoglio un pochino più contenuta e quindi più stabile nel corso del tempo. Questi sono, che vi mostro, sono i risultati del portafoglio. L'algoritmo Velociraptor 1.2 applicato ai 14 sottostanti che avete appena visto e con i risultati negli ultimi 5 anni in cui praticamente tutti i 14 ETF hanno uno storico paragonabile l'uno all'altro come durata. Vediamo che l'andamento di questa equity line è piuttosto regolare e stabile nel corso del tempo. Il drawdown maggiore si è verificato nel 2015, il rendimento medio annuo è stato pari al 10,8%, più del doppio rispetto al buy and hold. Quindi se noi avessimo comprato 5 anni fa un portafoglio composto da quei 14 ETF, un portafoglio equipesato, avremmo ottenuto un risultato economico molto inferiore, circa della metà, e con un drawdown, cioè quindi un massimo rischio che è stato praticamente del doppio. Si è verificato praticamente nella stessa fase iniziale in cui lì vediamo il drawdown della strategia, ma con un risultato economico molto molto peggiore, quindi con un drawdown praticamente doppio rispetto a quello che vedete. L'andamento è stato quindi sempre piuttosto regolare nel corso del tempo. Nel mese di maggio abbiamo aspettato un attimo a far partire i segnali. Per quale motivo abbiamo atteso un attimo? Perché maggio è tipicamente un mese e abbiamo avuto la conferma anche nel 2019, abbastanza ostico per le borse. Venivamo, così come sui mercati finanziari, cioè dell'osservazione dei grafici, da un quadrimestre molto buono, e così anche l'algoritmo veniva da un quadrimestre molto molto buono, con dei risultati. Eravamo a inizio aprile praticamente su un picco, e quindi tipicamente sono le fasi dove un po' i mercati finanziari, su cui era atteso un ripiegamento, l'ho detto a più riprese anche nel corso della trasmissione televisiva dove sono ospite fisso il martedì, mi aspettavo questo ritracciamento, quindi abbiamo aspettato un attimo e questo consentirà, se qualcuno va a vedere gli articoli che sono presenti, l'articolo che è stato postato quest'oggi, il primo articolo, di poter inserire due ETF sul Brasile e sull'Italia in portafoglio con un prezzo di carico migliore a quello dell'algoritmo. Quindi ci sono quindi in questo momento due posizioni sul Brasile e sull'Italia, ce ne sarebbe una terza che invece è una posizione sull'ETF short sul DAX, quella sì invece è in guadagno, globalmente il portafoglio ha corretto, aspettiamo un attimo a inserirli in portafoglio ad allinearci. Perché potrebbe starci, visto l'ipercomprato di breve, un rimbalzo e magari andremo ad allinearci anche sull'ETF DAX short con un prezzo di carico un pochino meno svantaggioso rispetto al teorico. Posso, ecco, perdonami se ti Sì, prego. interrompo, posso farti solo una piccola domanda là, perché mi è arrivato un chiarimento, una richiesta di chiarimento da più di un ascoltatore. Ecco, in questo momento in portafoglio c'è un ETF short che è quello sul DAX. Potenzialmente, Esatto. però, quelli che tratti sono quattro in tutto, giusto? Nel senso che puoi ricorrere fino a quattro ETF short, il sistema, intendo dire, può ricorrere fino a quattro ETF short, è corretto? Sì, fino a 4, però difficilmente, cioè solitamente, a meno che il mercato non sia ribassista, cioè non si siano girati tutti gli indicatori di medio e lungo termine a ribasso, non più di uno è quello che viene selezionato
e inserito in portafoglio. Ok, perfetto. No, questo perché nel sito che ovviamente molti nostri lettori hanno già visto la documentazione che abbiamo pubblicato e quindi hanno visto che c'erano fino a 4 ETF short, quindi era una precisazione necessaria, doverosa. Un'altra Attualmente, cosa. certo, attualmente non ci sono le condizioni perché tutti e quattro siano selezionati, perché se andiamo a guardare i grafici dei mercati europei ed americani, tutto sommato il DAX si mantiene in questo momento sopra la trend line rialtista che è partita a gennaio, non parliamo poi dei mercati americani. E quindi ancora in ottica di medio periodo non si sono girati gli indicatori di tendenza che indicano il trend primario al ribasso. E un'ulteriore precisazione perché c'è un performance summary sicuramente molto interessante, account size required, quindi significa che il sistema è stato ipotizzato con un capitale di 20.000 euro, è corretto? Sì, allora, tutto il portafoglio modello, qua i risultati che state vedendo, è stato fatto su un portafoglio modello base 100.000, ma giusto per rendere facilmente Leggibile. osservabili i risultati, diciamo così, poi rapportabili a 10.000, 20.000, cioè, è facile andare a fare i conti rispetto al proprio capitale. È un portafoglio modello, quindi le quantità che vengono indicate sono in percentuale, quindi ad esempio per i due segnali che sono scattati quest'oggi è stato indicato un portafoglio del 7% ciascuno, quindi se una persona utilizzasse un capitale di 100.000 e il 7% di 100.000, quindi 7.000 euro, se invece si utilizza un capitale di 20.000 è il 7% di 20.000. Il 20.000 è, a mio modo di vedere, il capitale ideale, cioè minimo ideale da utilizzare per questo tipo di servizio, per far sì che le commissioni non incidano troppo, soprattutto ovviamente la maggior parte credo abbia le commissioni fisse, anche se so di qualcuno che utilizza magari banche che forniscono ancora commissioni variabili, ma diciamo con le commissioni fisse che sono solitamente lo standard, sotto i 20.000 euro il peso commissionale aumenta, Certo. mentre dai 20.000 in su diciamo che l'incidenza del peso delle commissioni, non va a spostare di molto quelli che sono i risultati che avete visto qui riportati. Una delle ragioni, Enrico, per cui ho voluto ospite Gabriele Villa di Directa è proprio per dare un'indicazione precisa di quello che è come dire, quasi un'icona storica, no? Vorrei dire, del trading e dell'investment italiano, la piattaforma Directa, con le grandi opportunità che offre agli investitori, ai trader, in termini di basse commissioni e comunque di facilità di accesso, d'uso e di economicità generale della piattaforma. Se mi permetti, visto che ti ho interrotto, mi prendo un attimo il controllo del video solo per ridartelo fra 3 minuti, solo per dire che sul sito di Investors trovate molto facilmente, cliccando sulla pagina dello shop, trovate molto facilmente tutti i prodotti che propone Investors e in modo particolare trovate il portafoglio ETF con la possibilità di poter sottoscrivere l'abbonamento al portafoglio. Vi dico anche una cosa molto interessante, ve lo dico fin da ora, che fra qualche minuto, non da subito, fra qualche minuto sarà disponibile la documentazione dei risultati storici del sistema. Non da subito perché sennò vi mettete tutti quanti a guardare i risultati storici e non ascoltate il webinar. Vi conosco che siete birichini, quindi ve lo metto a disposizione solo fra qualche minuto. Ma avrete compilando il form, avrete la possibilità di poter avere i risultati storici in analitico, così come ce li ha trasmessi direttamente Enrico Malverti. Tra l'altro, il report è fatto magnificamente bene, non lo sto dicendo perché Enrico è in linea, perché non ha bisogno certamente dei miei complimenti,
ma è certamente uno dei report più precisi che io abbia mai visto e anche pubblicato a livello dei nostri servizi. È un performance report estremamente fatto bene. Quindi dal sito di Investors, shop di Investors, quindi attraverso il link sullo shop, cliccate su portafoglio ETF, cliccate sulla pagina del prodotto e cliccate infine sulla documentazione. Fatelo fra un attimo, fatelo fra qualche minuto, vi darò io il via per scaricare la documentazione. Vi dico anche che è disponibile attraverso Traders Magazine Italia. E questo a significarvi l'importanza che noi attribuiamo a questo prodotto. Le nostre due testate, Investors e Traders, sono entrambe coinvolte. La promo personalizzata WhatsApp SMS al 320 8756 444. Se vi servono ulteriori informazioni, guida su qualsiasi cosa vi occorra inerente a questo webinar, premesso che rispondiamo in diretta a tutte le domande, e per accedere alla promo personalizzata che vi permette di accedere al servizio a condizioni imperdibili soltanto per chi partecipa a questo webinar o per chi lo vede in forma registrata. Con questo, Gabriele Villa, credo che tu sei collegato con noi. Se ci sei, batti un colpo perché ti passerei la parola proprio perché siamo entrati nell'argomento commissioni e vorrei che tu spendessi due parole sulla grande qualità del servizio diretta proprio per quello che riguarda questa categoria di prodotti. Dopodiché ripasseremo la parola di nuovo a Enrico per la seconda parte della sua esposizione. Grazie mille Maurizio e grazie a tutti voi che siete collegati. Sì, il mio intervento vuole essere veramente molto breve perché non voglio distogliere l'attenzione dal portafoglio di Enrico. Quello che volevamo segnalare come diretta è l'assoluto sostegno a queste iniziative, non solo da un punto di vista di marketing, quindi la nostra partecipazione a queste iniziative, la promozione di queste iniziative, ma anche da un punto di vista estremamente sostanziale, che nella sostanza si concretizza in due elementi. Il primo è che l'apertura del conto di Directa Sim è completamente gratuita, la gestione del conto è completamente gratuito e l'apertura può essere fatta in modo totalmente online, quindi bastano veramente pochi minuti per aprire il conto. Poi abbiamo sviluppato un'interfaccia tecnologica che permette di abilitare tutti i servizi di Algo Trading di Enrico Malverti sulla piattaforma di Directa, quindi con la cosiddetta connessione API. E infine, ma non certo per importanza, Directa Sim ha in essere un discreto numero di accordi di commissioni zero su prodotti ETF, ETN, certificati, fondi quotati, che permettono al cliente di comprare e vendere senza pagare le normali commissioni di negoziazione. Quindi il costo è praticamente zero. Se all'interno del portafoglio di Enrico, dei servizi di Enrico, ci saranno uno o più di questi prodotti, ovviamente l'attività di trading per voi non avrà alcun tipo di costo. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, offrendo accordi con primarie case di investimento per non farvi pagare le commissioni. La nostra tecnologia a disposizione del cliente per collegarsi direttamente ai sistemi di trading algoritmici di Enrico e poi tutto ciò che può facilitare la vostra vita nell'apertura del conto con Directa. Come promesso, mi taccio e passo la parola a Maurizio o a Enrico per il prosieguo del clou di questo webinar. Grazie a tutti. Gabriele, molto gentile la tua partecipazione, grazie delle informazioni che ci ha dato, che sicuramente interessano la platea dei nostri investitori e trader all'ascolto. Ripasso di nuovo la parola ad Enrico per il prosieguo. Ti pregherei, Enrico, di confermare. Ecco, perfetto. Torniamo a vedere la tua slide. Prego, Enrico, a te la parola. Sì, eccomi qua. Direi che valga la pena anche confrontare le performance del modello con il buy and hold, le avevo descritte a parole, ma in questa slide vediamo praticamente il confronto tra il modello statico, cioè con un money management basato
su 14 strumenti fissi, cioè che non vengono ruotati all'interno del portafoglio, invece c'è un altro tipo di money management che è quello rotazionale. Ecco, quando si fa un testing della qualità del modello, di solito si parte con il testing di tipo statico, cioè in modo proprio da poter vedere a parità di condizioni nell'arco del tempo come si è comportato il modello. E vedete quello che vi avevo descritto prima, il drawdown nella prima parte del 2015 è stato molto più basso nel modello rispetto al buy and hold, c'è stata un'oscillazione praticamente di meno della metà, così come da lì in avanti vedete delle oscillazioni molto più contenute con una performance che alla fine, ad oggi, è praticamente più del doppio. Quindi drawdown più che dimezzato e performance più che raddoppiata. Ecco, è molto importante la volatilità di un portafoglio. Chi lavora con un'ottica di investimento sui propri soldi, o magari chi fa il promotore finanziario, il private banker o lavora in banca, sa benissimo quanto sia importante la performance, ma è ancora più importante la regolarità con la quale vengono ottenuti i risultati, in modo da poter diminuire i rischi e anche la confidenza, la fiducia che si può avere sui mercati finanziari. Ecco, con questo direi di avere sostanzialmente concluso poi quella che è la mia presentazione, perché ETF, devo dire che le spiegazioni sono abbastanza brevi da fare, Certo, sono portafogli più semplici dal punto di vista della strutturazione rispetto a quello che avviene sui mercati azionari. L'importante nella progettazione di un portafoglio su ETF è, ribadendo i concetti, la solidità del modello, utilizzare dei time frame dati weekly per abbassare il noise e cercare di utilizzare dei sottostanti diversificati geograficamente in modo da avere una correlazione degli strumenti il più basso possibile. Enrico, alcune domande che sono arrivate che cercano anche di individuare come è fatto come è poi configurato materialmente anche il servizio che tu offri diciamo sulle pagine di Traders Cup e di Investors. Adesso descriveremo un attimo per gli ascoltatori, ma vorrei anzitutto chiarire loro alcuni aspetti proprio di gestione. Anzitutto, in questo momento puoi ripetere quanti ETF sono in portafoglio? Ce l'avevi accennato all'inizio, ma qualcuno Sono forse. questi due, li sto proprio mostrando in questo istante, sono l'IXOR sul Brasile e l'IXOR sul FTSE MIB. Questi sono i relativi prezzi di acquisto e data di acquisto praticamente quella odierna del primo articolo che è stato postato quest'oggi, e ognuno con una percentuale del 7% del portafoglio modello. Perfetto, quindi indicazione del 7% rispetto al portafoglio modello per ciascuno dei due ETF, è così? Perfetto. Esattamente, esattamente. Ecco, e in effetti alcune domande sono proprio arrivate sull'equipesatura, no? Cioè sul fatto se il portafoglio è equipesato. Quindi non è sempre tutto investito, va bene? Ma quando non vengono impiegati tutti gli ETF c'è una parte non investita, è così? Assolutamente, confermo. Non è un portafoglio che è sempre investito sul mercato, ma la differenza, questi risultati non sarebbero possibili, cioè questo contenimento della qualità con un modello che rimane sempre investito full time sul mercato finanziario. Questo è un modello che ho descritto prima, le tre condizioni di acquisto e quella che è la condizione di vendita, che cerca di fare market timing, quindi il timing di ingresso in posizione è molto importante, e talvolta capita di rimanere anche fuori dal mercato, anche se è rarissimo che il modello sia completamente liquido su tutto stampa.
Quindi attualmente, ad esempio, è investito, se andassimo a guardare anche il DAX, che come detto prima, aspettiamo un attimo per vedere di inserirlo in portafoglio su un eventuale rimbalzo, in modo da migliorare il prezzo di carico, però teoricamente in questo momento è investito al 21%. Ok, perfetto. Quindi 7 per 3, 21, insomma, è sempre il Esatto, 7% il riferimento, diciamo, per quello che riguarda l'inserimento in portafoglio. Oh, la scelta degli ETF è stata fatta a priori con un metodo statistico. Puoi rivelarci qualche segreto del perché, del per come sono stati scelti in questo modo? Tieni presente che nel pubblico di investors ci sono anche professionisti che fanno questo tipo di attività, quindi è logico che siano anche interessati a un tuo parere autorevole su questo. Il test che state vedendo è il test effettuato sul portafoglio, come l'ho definito, di tipo statico. Io ho definito un portafoglio di 14 ETF, quello più piccolo, diciamo così, poi ne ho un secondo che è composto da circa una ventina, e utilizzo sempre lo stesso, scelti con una logica di diversificazione geografica e di decorrelazione, dei vari sottostanti. Quindi, come avevo detto, ci sono degli ETF short, c'è il petrolio, c'è il VIX, ci sono i mercati europei, i mercati americani e anche mercati emergenti, mercati asiatici. Quindi un portafoglio che sia abbastanza decorrelato e che sia sempre lo stesso quando vado a fare il testing, in modo da poter fare dei confronti tra la qualità dei modelli. Perché altrimenti, se continuamente si vanno a fare test su portafogli diversi, si rischia di fare confusione, di non riuscire a capire anche le differenze qualitative del modello, se sono dovute al modello stesso, se sono dovute invece alla tipologia di sottostante che si sta andando ad utilizzare. Dopodiché il secondo step che di solito faccio quando creo una strategia di questo tipo su ottiche di medio-lungo periodo, dopo averne testato la robustezza su questo paniere che è sostanzialmente fisso, vado a utilizzare invece una logica di tipo rotazionale andando a prendere un paniere molto più ampio e con una parte del listato, con un algoritmo che fa la parte di selezione. Del sottostante, quindi va a prendere un paniere molto più ampio e va a selezionare a parità di segnale solo gli ETF che rispondono a un criterio ben preciso che è quello dell'ADX più alto. Quindi l'algoritmo va a fare una sorta di ranking, cioè quindi ordina gli ETF che hanno un ADX maggiore rispetto agli altri, in modo che a parità di segnale, questo ci dà un segnale di forza del trend, di intensità del trend e con maggiori probabilità, di andare a buon fine nel segnale. Anche la parte, diciamo, rotazionale può avere, spesso ha, un impatto positivo sulla performance, ma ancora di più che sulla performance pura, sulla diminuzione della volatilità globale del portafoglio. Certo, mi riprendo il controllo del video, Enrico, perché alcuni ascoltatori mi hanno chiesto, ecco, dove si trovano, un chiarimento su dove si trovano le informazioni di dettaglio, e quindi ripercorro volentieri il percorso delle informazioni dal sito di Investors, investorsmag.it. Trovate la pagina di Investor Shop, cliccate sulla pagina di Investor Shop, trovate fra i prodotti portafoglio ETF. Da portafoglio ETF trovate la pagina analitica di descrizione del prodotto, trovate anche quali sono i segmenti di mercato dove vengono investiti gli ETF, dove vengono reperiti gli ETF di cui Enrico Malverti ha appena parlato. Ci sono stati chiesti da alcuni i dettagli operativi, gli ISIN di ciascuno dei mercati. Mi sembra un po' eccessivo chiedere tutto questo. In ogni caso,
mandando un SMS, un WhatsApp al 320 8756 444. Sicuramente vi diamo tutte le informazioni possibili, anche di più di quelle che possiamo darvi qui nel webinar, quindi mandate un messaggio, un SMS al nostro Customer Care è a vostra disposizione per questo. Il servizio portafoglio ETF è basato su un performance report molto preciso che da questo momento è assolutamente disponibile sul sito di Investors, alla pagina del prodotto di portafoglio ETF. Compilate il form e riceverete una mail con la documentazione, con il link, anzi, per la documentazione dei risultati storici del sistema. Sul sito di Investors trovate il prodotto offerto per 6 mesi a 597 euro, per 12 mesi a 997. Ma vi dico subito che voi che siete partecipanti a questo webinar avete una possibilità in più. Avete una possibilità in più perché? Perché nella pagina abbonamenti di Traders Cup, del sito di Traders, penso che tutti voi già la conoscete, trovate un'offerta specialissima che è valida soltanto per i partecipanti a questo webinar, che vi permette di prendere l'abbonamento a 12 mesi al prezzo dell'abbonamento a 6 mesi più 100 euro, quindi a soltanto 697 euro, per avere 12 mesi di questo servizio, un servizio di prima classe per investitori e trader. Vorrei anche sottolineare un ulteriore aspetto, che il numero di telefono che avete visto poco fa in sovraimpressione, quindi il 320 8756 444, serve anche per fare offerte specialissime e promo personalizzate. Se siete già nostri clienti, se siete nostri abbonati, abbonati alle riviste, se avete acquistato altri servizi, se è la prima volta che approcciate un nostro webinar, un nostro contenuto, il Customer Care è in grado di applicarvi delle condizioni specialissime ancora migliori di quelle che trovate sul sito. Non solo, vi dico anche che da questo momento parte la super offerta, perché per 5 minuti di qui alla conclusione del webinar, 10 di voi più veloci della luce che invieranno al 320 8756 444 un WhatsApp, un SMS con ok super offerta, ripeto ok super offerta, accederanno ad un'offerta specialissima, ultra personalizzata, quindi ad una promozione unica, destinata soltanto a 10 che ascoltano in diretta questo webinar, oppure a 5 che lo ascoltano in forma registrata. Bene, ho ridescritto il percorso, il prodotto è in vendita sia sulla piattaforma di Traders Magazine sia sulla piattaforma di Investors. Solo sulla piattaforma di Investors trovate il modo per poter avere il performance report. Iscrivetevi, compilate il form e ricevete la mail con la documentazione dei risultati storici del sistema. È un performance report che è delizioso da leggere per i suoi dettagli, per come è costruito, perché stiamo parlando di un grande professionista, Enrico Valverdi, che è dietro questo servizio e che lo segue costantemente grazie alla sua esperienza di tantissimi anni. Avete intuito che si tratta di un sistema che ha una curva di esperienza veramente gigantesca. Enrico, ti ripasso solo un attimo il controllo del video perché è arrivata una richiesta specifica, se possiamo rivisualizzare la prima maschera, la prima slide, in modo da rendere visibili comunque l'elenco dei mercati anche all'interno della trasmissione del webinar. Anzi, cos'è la? Dunque, 1, 2, 3, 4, 5. No, perdonami, esatto, questo qui, risultati su ETF, portafoglio statico. Perfetto, era questo quello che hanno. Sì, perdonami, ero io sfasato. Benissimo, questo è quello che hanno richiesto alcuni ascoltatori. Ecco, vediamo come è costruito il portafoglio statico degli ETF. Dunque, per quelli che non trovano lo shop del sito di Investors, avete ragione perché è
Lo shop in questo momento è un pochino più nascosto, mi riprendo il controllo del video e con pazienza vi faccio vedere lo shop, sta nella pagina, nella parte centrale della pagina, visita la nuova pagina, Investor Shop, eccola qua, e Investor Shop, portafoglio ETF, portafoglio ETF, la descrizione del prodotto e la possibilità di poter accedere al servizio portafoglio ETF. Spero che sì, vi dicono che chi non trovava ora lo ha trovato. Ecco, perfetto, grazie, grazie, stanno arrivando i ringraziamenti, basta chiedere e noi siamo qui. È una tradizione di investors, di traders e di tutti i nostri ospiti. Siamo persone che amano il proprio pubblico, lo ama Enrico Malverti, lo ama Gabriele Villa, lo amiamo noi di traders e di investors. Credo che abbiamo risposto a tutte le domande. Forse ne stanno arrivando alcune in zona Cesarini. Sì, no, sono arrivando tanti ringraziamenti. Grazie Enrico per la tua professionalità, grazie Grazie per averci onorato e lusingato con questo metodo. Certamente ci hai insegnato molte cose e adesso al pubblico di investors, al pubblico di traders, il mio invito a sottoscrivere l'abbonamento. Ma al di là della sottoscrizione dell'abbonamento, vedete i risultati, esaminate il performance report, mandate un SMS o un WhatsApp al 320-8756-444 perché certamente il nostro customer care è in grado di assistervi nelle vostre scelte nel modo migliore, anche dandovi le migliori promozioni possibili. Grazie ancora a tutti quanti, grazie a Gabriele Villa di Directa. Grazie a te Maurizio. Grazie Gabriele, grazie a Enrico Malverti, grazie a tutto il pubblico. Vi ricordo che Enrico Malverti sarà di nuovo nostro ospite il martedì, dico bene Enrico? Sì, Sì, martedì direi. 28, sì, 28, se non ricordo male. martedì 28 maggio alle 18 ci presenterà un portafoglio certificati. Per la prima volta arrivano i certificati sulla piattaforma di Investors Magazine come servizio. Dei certificati abbiamo parlato qualche decina di volte. Finalmente arriva un servizio destinato ai nostri lettori e ai nostri abbonati. Martedì 28 maggio, occhio ai siti di traders e di investors, occhio agli inviti che ricevete in email, perché avremo di nuovo Enrico con noi per un'ora di imperdibile cultura finanziaria. Grazie ancora a tutti quanti e arrivederci al prossimo webinar di Investors.